Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 110 di Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. In questo episodio si chiacchiera di Ore 15 e 17, Attacco al treno, l'ultimo film di Clint Eastwood, del quale parliamo senza farci troppi problemi di spoiler, perché insomma il film racconta fatti realmente avvenuti meno di 3 anni fa, quindi non ci sembrava il caso di preoccuparci troppo di non svelare svolte narrative particolari. Outcast Popcorn ha il suo bel feed su iTunes, Podbean, Stitcher e eventuali altri programmi che pescano da iTunes, come per esempio Podcast Addict, e in quei luoghi trovate tutti gli episodi di Outcast Popcorn, fra cui anche l'ultimo che avevamo pubblicato qualche giorno fa, dedicato a Chiamami col tuo nome. Sempre in tutti questi luoghi virtuali ci sono anche i nostri altri podcast, fra cui segnalo oggi il podcast del Tentacolo Viola, perché il giorno stesso in cui pubblichiamo questo popcorn che state ascoltando esce il primo episodio delle interviste del Tentacolo, che è un nuovo sottopodcast, diciamo, all'interno del feed del podcast del Tentacolo Viola, dedicato a interviste a personaggi italiani del mondo dei videogiochi o magari anche del cinema e di altro. In questo caso si chiacchiera con Giacomo Talamini di Hive Division, che si occupa di produzione cinematografica, che è famoso, diciamo, fra noi geek perché aveva realizzato un fan film dedicato a Metal Gear Solid, Metal Gear Philanthropy, ma insomma con lui si chiacchiera di tante cose legate al mondo del cinema, quindi se seguite Outcast Popcorn penso che possa interessarvi. Vi ricordo come al solito che su outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto, fra cui tra l'altro le cover story. Questo mese c'è la cover story dedicata a Metal Gear e Hideo Kojima, e ovviamente il podcast del Tentacolo con Giacomo Talamini va a inserirsi in quella cover story. Prima di chiudere, come sempre, vi ricordo che se volete contattarci, scriverci, farci domande a cui rispondere nei podcast, insultarci, darci consigli, qualsiasi cosa, potete farlo con l'email podcast@outcast.it, col modulo dei contatti che si trova su outcast.it e con i social network. Ci trovate come Outcast Live su Instagram, su Twitter, su Facebook, sia con la pagina ufficiale sia con il gruppo di discussione, dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Inoltre, come sempre, se vi piace quello che facciamo e volete darci una mano anche solo a diffonderlo, ricordatevi che fate una gran cosa se condividete i nostri contenuti sui social network e se ci date voti e recensioni ai podcast su iTunes. Se poi volete darci una mano anche dal punto di vista economico a sostenere le varie spese più o meno fisse, potete fare acquisti su Amazon Italia, su Amazon UK o su Tostadora tramite i link che trovate sul nostro sito. Una piccola percentuale di quello che spendete va a noi. Potete comprare le nostre magliette sempre tramite i link che trovate sul nostro sito. E infine, se volete darci una mano in maniera più diretta, potete fare delle donazioni tramite Patreon o tramite PayPal. Nel primo caso sono donazioni ricorrenti mensili, nel secondo caso una donazione e finisce lì. Per entrambe le cose ci sono pulsantoni, banner e link sempre su outcast.it. Tra l'altro, se ci date soldi con Patreon o con PayPal, vi infiliamo nella Hall of Fame, che è una pagina apposita per ringraziare tutti quelli che ci hanno dato donazioni, e insomma è una cosa magari carina che può far piacere. Questo al di là del fatto che su Patreon, come sempre, ci sono varie reward a seconda di quanti soldi eventualmente decidete di donarci. È tutto, ho parlato fin troppo, vi lascio al podcast su Ore 15 e 17, Attacco al treno. Siamo qui ancora una volta, come ci è capitato abbastanza spesso di recente su Outcast Popcorn, i due Andrea, io Andrea Maderna e Andrea Peduzzi. Ciao! E siamo qui per parlare dell'ultimo film di Clint Eastwood, Ore 15:17, Attacco al treno, che prima, come si dice, negli outtakes del podcast, stavamo discutendo del fatto che questa volta il titolo italiano è abbastanza surreale, perché cioè messo così sembra che l'attacco al treno sia alle 15:17, ma 15:17 è l'orario a cui il treno è partito da Amsterdam, quindi non ha veramente alcun senso il titolo italiano. No, tant'è che appunto dicevo prima fuori onda che pensavo che fosse un western. Perché tu sei andato a vederlo senza aver collegato che era il senza aver collegato niente, senza essere interessato sciattamente. Ma è il nuovo Eastwood, andiamo a vederlo.
Sì, esatto. Okay. Sì. Ci sta. Sai, alla fine ogni tanto è anche, magari con film più belli di questo, però ogni tanto è anche bello arrivare al cinema senza sapere nulla e goderti tutte quelle piccole sorprese che i trailer ti sputtanano. Che non avevo neanche visto, quindi cioè non ho visto niente nel trailer, niente di niente. Se avevi visto il trailer e comunque non sapevi di cosa parlava il film, c'era un problema, chiaramente. Beh, quello può essere benissimo che lancio un trailer e lo guardo ancora più distrattamente di quando entro in sala. Sono solo immagini che mi passano davanti, ma comunque. Comunque, dito originale è The 1517 to Paris, che insomma, cioè, proprio è il treno delle 15:17 per Parigi. È basato sugli eventi del 2015, quindi Instant Movie è tipo il quarto, se non sbaglio, film consecutivo di Clint Eastwood basato su, come si dice, su una storia vera, perché veniva da Sully, American Sniper, Jersey Boys. Beh, in realtà anche J. Edgar, Hereafter, Gran Torino è l'ultimo che non era basato su una storia vera. Sì, però se devo essere così a naso, proprio a sensazione, direi che forse questo è quello che potrebbe chiudere una sorta di trilogia di storie basate su eventi recenti. Sugli American Sniper, ma può essere. Va anche detto che effettivamente, cioè, non è che siano poi tanti i film di Eastwood, soprattutto dal 2000 in poi, che non sono basati su storie vere. Ha preso un po' quella piega. E qui c'è questa cosa, comunque, American Sniper, Sully e Attacco al Treno, storie vere molto recenti. Appunto. E fra l'altro Attacco al Treno e Sully, da un certo punto di vista, hanno una struttura abbastanza simile, cioè sono in realtà diversi, però hanno una struttura simile, nel senso che in entrambi, nel corso del film, ti fa vedere per brevi tratti, in maniera lievemente divera, l'episodio, che poi viene ricostruito con una scena completa, diciamo, sul finale del film. Beh, è anche molto simile, secondo me, diciamo così, l'elegia di un certo tipo di personaggio americano, ecco. Cioè, laddove magari in Sally c'erano la celebrazione dei pompieri, delle forze speciali che sono intervenute prontamente, quindi uomini comuni addestrati, qui assistiamo a qualcosa di molto simile per certi versi, ecco. Sì, tra l'altro, ecco, se per caso qualcuno magari ci sta ascoltando senza sapere bene di cosa si parla, è l'episodio del 2015 quando su un treno partito appunto da Amsterdam e diretto a Parigi ci fu un attentato, un attacco da parte di un uomo armato con un fucile d'assalto e poi era carico di armi nello zaino e sostanzialmente è stato sventato da questi tre ragazzi americani che erano lì in vacanza, erano sul treno. E uno, poi come si vede nel film, uno di loro proprio parte all'attacco, poi gli altri due lo aiutano e anche un signore inglese, se non sbaglio, si unisce a dare una mano e sono riusciti a sventare. In pratica c'è stato, a parte loro che ovviamente lottando con questo qua qualche ferita l'hanno riportata, delle altre persone c'è solo una persona che si becca un colpo di arma da fuoco e che comunque riescono a salvarlo, insomma. Sì. Ed è questo evento qua, insomma, è stato un evento abbastanza grosso. Poi io vivevo già in Francia, quindi l'ho vissuto anche da qua dentro e ovviamente celebrazioni eccetera, e il Sud ha voluto girare questo film immediatamente, in sostanza. Ovviamente i tre poi hanno scritto il libro, perché che fai, vivi una roba del genere e non scrivi un libro. E Eastwood ha voluto fare un film con questa operazione particolare, cioè prendendo proprio loro tre e utilizzandoli come attori, come protagonisti del suo film, ovviamente nelle parti ambientate nel 2015, perché il film racconta anche un po' la loro giovinezza. Sì. E tra l'altro mi pare di capire che anche il quarto, l'inglese, sia la persona vera, o sbaglio? Ah, caspita, quello non lo so. L'inglese qui viene dato anche meno... Meno risalto, però poi c'è, si vede anche alla fine quando c'è il ricevimento con Hollande, il presidente francese. Credo che anche lui, che comunque ha un ruolo molto secondario, sia interpretato da se stesso. Esatto, sì, è lui, sto guardando stesso, adesso anch'io. Mark Mugalian, anche lui interpreta. Ah, no, sai chi è? Non è l'inglese, è quello che si becca il proiettile. Ah, ma dai! Lui interpreta se stesso. Lui e sua moglie sono loro proprio nel film. Poi sto guardando, vediamo questo Chris Norman, un altro, non so chi sia. La vittima, quello che si è beccato il colpo di arma da fuoco e suppongo sua moglie, sono anche loro le persone vere che erano lì sul treno. Quindi interessante anche questa
questa scelta. Il film secondo me è interessante soprattutto per quello, per questo. Allora, diciamolo subito, siamo d'accordo, non è un film riuscito. Non l'ho trovato neanche un film riuscito. Cioè, a me sembra più che altro un caso di Eastwood è bravo e quindi ha salvato il salvabile, innanzitutto facendo recitare sorprendentemente bene i tre. E poi comunque girandolo bene, alcune scene sono molto belle, però il film è un po' scritto in maniera scalcagnata. Sì, soprattutto secondo me io ho trovato molto debole la parte dedicata all'infanzia dei ragazzini, vuoi per un doppiaggio particolarmente ma riuscito, che ha davvero appiattito molto i toni, e vuoi perché effettivamente secondo me è anche la parte un po' meno interessante del film, o almeno per quanto mi riguarda. Cioè è interessante, allora... è chiaro che il punto della questione è: vi mostro come tre tizi qualunque, perché di fondo questi sono tre tizi qualunque che non hanno fatto nulla di interessante fino a lì, possono essere degli eroi nel contesto giusto se hanno lo spirito giusto. Credo sia un po' quello, solo che il rovescio che ci sta come storia, per carità, ed è sicuramente molto nella poetica di Eastwood, però il rovescio della medaglia è che sono veramente tre tizi qualunque, cioè la parte dedicata a raccontarti chi sono è un enorme sticazzi. Guarda, quello è un peccato, perché secondo me, tra l'altro, al cinema di fiction, diciamo così, mentre questo aveva questa valenza che era stranamente ibrida, per quanto decisamente sbilanciata verso la fiction, ed è forse il motivo per cui secondo me non è riuscito completamente, è che secondo me tre ragazzi americani di quel tipo, che potrebbero essere tre ragazzi che magari mille italiani hanno visto in Italia come turisti, per cui non sono... ragazzi, diciamo così, da cliché cinematografico, sono molto credibili e sono molto molto tra virgolette americano medio, che non passa sì. tanto al cinema. Quello cioè, sono due fancazzari, sì, ma uno che va a fare dalla scelta del look, del vestiario, delle magliette, sì, erano sì, proprio sì. quelli che potrei vedere in centro Milano piuttosto che sul lago di Como o a Roma, cioè, il più grosso dramma che affrontano, perlomeno in quello che viene raccontato nel film, è che dei due fancazzari uno a un certo punto si mette in testa che vuole fare il marine e non ci riesce perché c'ha dei problemi alla vista, fine, che voglio dire, per carità, può essere anche un qualcosa attorno a cui costruisci un film, solo che non è, essendo il film ho l'impressione che Eastwood abbia voluto essere estremamente sobrio, anche un po' a scapito dell'efficacia drammatica della cosa, perché non c'è minimamente enfasi, non spinge assolutamente, che è una cosa che di sé apprezzo, però nel momento in cui mi sta raccontando una roba che non ha queste grandi svolte drammatiche e in più le racconti anche in maniera così asciutta, il risultato è che la prima ora di film è vabbè. Sì, sono d'accordo. Ecco, voglio dire anche un'altra cosa e fare una confessione. Cioè, io sono arrivato in sala e non sapevo nemmeno che i tre ragazzi fossero loro. Cioè, sono arrivato a questo livello di ignoranza e sono uscito dal film rivolgendomi alla persona che era con me e gli faccio: cazzo, guarda, film così, insomma, niente di eccezionale. Soprattutto io, oltre che averlo trovato scritto male, ho trovato dei dialoghi scritti male, nel senso, lì si poteva fare qualcosa di più. Però ho detto, però, insomma, loro simpatici, bravi, così e tutto quanto, e ho scoperto in quel momento che erano proprio loro. E ho pensato, cazzo, a parte che se la sono cavata bene loro, sì, e poi sì, sono stati diretti molto bene. Non è che sono il De Niro, il Pacino dei tempi belli, però insomma comunque sono attori. E che oltretutto che non sono attori professionisti. Uno dei tre, diciamocelo, ha anche una faccia che non esprime grande... Come dire, non ti aspetteresti che reciti bene quello che poi è il personaggio centrale. No, assolutamente. Quello tra virgolette più bietolone, per quanto poi alla fine sia quello determinato, eroico, tutto quanto. È quello che anche all'interno del film ha un percorso più interessante, proprio alla luce che la storia è vera, nel senso tutti e tre provengono, sono tre ragazzini che sono stati educati in una scuola cattolica, e mentre loro invece coltivavano l'interesse del soft air, del mondo militare e di quant'altro, per cui paradossalmente potrebbero essere tre ragazzini che in una sliding doors diversa potevano finire a fare una strage tipo Columbine, come potrebbe... No, ma nel senso, non è il loro caso, però paradossalmente il film ti propone anche, diciamo così, l'altra faccia della medaglia di un certo tipo di passioni. Sì, tra l'altro magari non te lo aspetteresti da un repubblicano, c'è questa stilettata alla,
alla scuola di stampo religioso che insomma non ne viene fatto un gran ritratto. Però c'è una cosa curiosa, nel senso che il protagonista, quello che potrebbe essere il protagonista, quindi diciamo quello che tra i tre tenta la carriera militare, sì. Cioè la tentano in due per la verità, e tra l'altro anche in questo caso vengono addestrati ma non hanno ancora esperienze sul campo, nel senso che uno è andato in zona di guerra però si è limitato diciamo così a osservazione, supervisione e quant'altro, mentre l'altro per una serie di circostanze voleva fare l'aerotrasportatore, ma per coincidenze che possono essere un difetto fisico, un errore, un ritardo, si sveglia, non si sveglia una mattina, quindi perde una serie di occasioni e finisce a fare un altro tipo di attività, un altro tipo di addestramento. Ecco. Sì, poi ha comunque il problema dei limiti di vista che comunque gli tagliano le gambe. Tutte queste cose sono interessanti perché lui... Cioè, è il più religioso dei tre, nel senso che lui crede nella dottrina cattolica, al di là del fatto che a scuola erano tre, diciamo così, lavativi, un po' svogliati, ma neanche del, cioè niente di che, però erano un po' tre ragazzi difficili. Il protagonista è quello più idealista ed è anche quello che vive un rapporto più stretto con la religione cristiana, adesso non so se cattolica o protestante, però cristiana. Ecco, a quel punto è interessante perché lui dà un senso ovviamente a tutto il percorso che l'ha portato a finire su quel treno, cioè tutta una serie di coincidenze che nel film vengono effettivamente mostrate, per quanto in maniera non così drammatizzata, non efficace in pieno, sì, però comunque passano, e io ho trovato interessante la coincidenza da diciamo così il credo del personaggio e quello che effettivamente gli è successo nella vita, che per carità è una coincidenza che capiterà una volta su un milione. No, è chiaro, c'è anche molto il giocare sul ma se invece non ci andassimo a Parigi, ma pare che è brutto. Invece sì, ci finiscono per caso, ma magari perché anche sul treno loro finiscono ad Amsterdam per caso, perché avevano incontrato, ammesso che sia vero, ma io la prendo per buona, diciamo, incontrano una persona in un bar che gli consiglia Amsterdam, e loro praticamente prendono il treno da Amsterdam a Parigi, potevano benissimo andare a Parigi da un altro posto, dalla Germania direttamente. Ecco, ho trovato è un po' botta di culo sostanzialmente. Sì, è un po' botta di culo, ma è curioso quantomeno notare che uno di loro era quello diciamo più eroico, più d'azione, quello che anche in altri momenti del film dimostra di avere maggiore iniziativa con una ragazza banalmente, piuttosto che in un'esercitazione, cioè quello che comunque diciamo Eastwood ti dice questi sono ragazzi preparati e diciamo così frutto di un'America che funziona tra virgolette, però in casi eccezionali devi fare ancora di più, cioè devi anche essere capace di... Poi comunque fra le righe emerge anche lì quello che ha le sue idee, che sono tipo, ma che comunque critica anche il modo in cui funzionano le cose, del tipo che per carità sono accenni, però comunque te lo mostra il fatto che quello che sto facendo carriera militare dice sì vabbè io sono qua, non mi ricordo dov'è, che è in Iraq forse, in Afghanistan forse. Però qua non facciamo sostanzialmente un cazzo e non si sa perché siamo qui. Viene da una poetica di celebrazione dei vinti, quindi per quanto diciamo così aderisca a un certo credo americano, un repubblicano, non è comunque diciamo uno che celebra i vincitori. Sì, no, e poi la mancanza di... Cioè, per esempio, è anche affascinante vedere come lo sguardo diverso di chi guarda, intendo, ti fa probabilmente vivere determinate scene, soprattutto nel momento in cui, appunto, sono messe in scena in maniera, secondo me, molto asciutta. Il momento in cui i ragazzini sono in camera e tirano fuori le armi per il soft air... e poi tirano fuori il fucile vero. Fucile da caccia, sì. È una roba che io trovo agghiacciante, cioè che un bambino abbia un armadio in camera sua al fucile da caccia. Suppongo che non lo sia per Eastwood, però comunque non è che, cioè, non è che te la mette, non la enfatizza, e la lascia un po' lì. Oh, c'è questa cosa qua. Questi sono ragazzi che avevano questa situazione qui. Sarei curioso di vedere come diverse persone vedono quella scena. Appunto, io l'ho vista abbastanza come agghiacciante. Io da italiano, ti ripeto, e non sapendo nulla del film, cioè io non sapevo niente del film, se non... come cosa voleva raccontarne altro, sapevo il fatto che era successo ovviamente, ma ci sono arrivato poco dopo, ti ripeto, per me poteva essere
questi sono tre ragazzini che potrebbero fare un casino in un altro, in un altro contesto. Poi magari un americano la vive molto diversamente, magari addirittura un americano del Texas la vive in un modo e un americano del New England la vive in un altro, cioè vai a sapere. Poteva essere una storia che lui, dopo aver fallito di entrare nei Marine, questo sclerava e andava in un cinema a sparare alla gente. Diventava palla di lardo. Cioè, tra l'altro hai notato che c'è, aveva anche il manifesto di Lettere da Iwo Jima in camera. Sì, sì. Che poteva essere la meta referenza un po' pacchiana, se non fosse che, essendo un fatto vero, magari questo ci ha detto: oh ragazzi, io sono un fan di Eastwood, non tento a crederlo. Tra l'altro, sì, cioè, aveva anche Full Metal Jacket, se non sbaglio. Aveva anche Full Metal Jacket. Tra l'altro, film critici comunque sul ruolo americano, nel senso, Full Metal Jacket non è esattamente un film che esalta l'esercito americano, e lo stesso Lettere da Iwo Jima è il film che ti mostra il punto di vista degli altri. Certo, beh, ma non è un caso che lui voleva fare l'aerotrasportatore, perché è quello che, tra virgolette, in una compagine militare ha un ruolo più votato al proprio al soccorso e al tirar fuori dalla merda le persone. Sì. Per cui era un idealista, non voleva, non so come dire, non era un soldato, non era un militare che voleva andare e piantare casino, era effettivamente una persona motivata da solide intenzioni. Sono tre ragazzi, secondo me, di cui appunto il protagonista in particolare, un piacevolmente bietoloni, nel senso che mi sono stati simpatici comunque, cioè, se la sono cavata bene, poi sapere davvero che erano loro mi ha a un certo punto alla fine gasato, e in pratica, in sostanza, il film parte dalla loro infanzia, che è un po'... diciamo, spiega come loro fossero tutti e tre appassionati di guerra, poi racconta di come decidono a un certo punto, da adolescenti, da giovani adulti, diciamo così, di affrontare un viaggio in Europa, il classico Grand Tour che fanno gli americani, in cui ti fai un po' di Roma, un po' di Parigi, un po' di Venezia, quelle cose lì, e poi rimangono coinvolti in questa faccenda. Però loro effettivamente sono tre ragazzi normalissimi, ma così normali che davvero non se ne vedono spesso al cinema, e si godono le cose così come vengono. Ecco, ho trovato, secondo me, il problema del film è che, secondo me, Eastwood non è riuscito a trovare un buon equilibrio tra quello che poteva essere una visione documentaristica e una drammatizzazione. Nel senso, se avesse deciso di girare un documentario o qualcosa di più spinto in quel senso, probabilmente il film avrebbe funzionato meglio, perché sarebbe uscito in un modo diverso. Così invece tutta la parte che, diciamo, vivono loro, soprattutto la vacanza in Italia e in Europa, che ha ampio spazio, è gestita veramente male. Forse a quel punto valeva la pena inserire un percorso non fittizio, però tra virgolette più strutturato, visto che comunque è un film di fiction alla fine, per caricare meglio la tensione, per tirare meglio la molla, per arrivare al momento finale. Momento finale che comunque funziona, secondo me. Cioè, è la parte migliore del film. Sì, 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 ma in effetti, cioè, noi abbiamo chiacchierato fino adesso di materiale per un film interessante che però non c'è, e probabilmente perché è stato scritto, ma probabilmente parte da un libro che io non ho letto, ma insomma non mi immagino essere esattamente un capolavoro della letteratura moderna, scritto a 8 mani, da loro tre. Sì, più l'avranno scritto loro con un editor, figurati... Sì. E la scena è stata poi adattata da Dorothy Bliskal, che insomma, prima di questo ha nei credits solo su un episodio di una serie TV, poi sicuramente avrà lavorato su, vedo che ha lavorato su diversi film, quindi è sempre difficile capire effettivamente, guardando i suoi intermedi database, uno su cosa abbia scritto, quale sia il suo contributo, eccetera. Però lei comunque è accreditata come unica sceneggiatrice su questo. Non ha esattamente fatto un gran lavoro, diciamo, per rendere interessante una storia che ha un po' cosa. E il problema è anche quello, cioè, il film per un'ora racconta cose, racconta poca sostanza in maniera poco interessante, al di là del fatto che appunto Eastwood comunque riesce a dargli un taglio magari riuscito. Poi ci sono sti 15 minuti di Eurotrip, che veramente succedono le cose da commedia americana Eurotrip, solo che non, senza il taglio da commedia americana Eurotrip, quindi manco è divertente. A me è arrivato quasi più lungo l'Eurotrip, cioè li ho cronometrati, è stato così lento che lo percepisco come la parte, diciamo così, un po' più impastata e lunga del film. Siccome ho visto commenti tipo mezz'ora, di un'ora di Eurotrip, ho proprio guardato, sono 15 minuti, però effettivamente sono 15 minuti che, cioè, non è che sono brutti o pesanti, è che proprio boh, vabbè, veramente, perché dovevi farli.
Sì, beh, anche perché il film è piuttosto breve, dura un'ora e mezza. Cioè, la parte un'ora e mezza è... La parte d'addestramento, secondo me, è abbastanza riuscita a suo modo, non è malato. Sì, ma insomma, è poca cosa. Lo stesso viaggio in treno, alla fine, l'unico spessore che ha è quello che tu sai cosa accadrà dopo, perché sai su cosa è basato il film, e quindi allora magari vivi in maniera diversa il discorso, perché sai che questi vanno in quella direzione. Quando dicono potremmo non andare a Parigi, allora pensi, ah, vedi un po' la coincidenza, non avessero ascoltato quello e non fossero andati a Parigi. Io tra l'altro quello non l'avrei ascoltato per niente, quel tipo. Nel senso, era una persona veramente... Se questi viravano la loro vacanza a destra invece che a sinistra, capace che su quel treno morivano 150 persone. Sì, assolutamente. Poi sì, la sequenza sul treno è molto bella, è veramente, cioè è un momento fondamentalmente action, girato molto bene, molto teso, c'è un bel crescendo. E in realtà a me è piaciuta molto anche la parte finale, che è questa cosa un po' bizzarra, sperimentando, non che sia la prima volta che si vede una roba del genere, però in cui prende le immagini di archivio appunto della cerimonia con Hollande, cioè proprio le immagini televisive, sì. E in parte su quelle immagini ci appiccica anche dentro qualche attore, perché ad esempio c'è l'attrice che fa la madre e in parte alcune inquadrature sono invece proprio girate apposta, si vede che Hollande è di spalle ed è un sosia e ci sono loro, perché ovviamente volevi anche mettere qualche inquadratura che non fosse quella fissa, piatta, televisiva, e c'è tutto sto lavoro di mix fra l'immagine televisiva pura, l'immagine televisiva col fotomontaggio e l'immagine girata apposta che si mescolano assieme, che è comunque affascinante come cosa. Sì, ho trovato anche toccante il discorso, se devo essere sincero, cioè è stato un momento emozionante. A quel punto sapevo che erano loro, perché un attimo prima la mia ragazza me l'aveva detto, che erano proprio gli attori, e sarà che mi ha colpito, cioè vengo sempre facilmente coinvolto, ingaggiato da quel tipo di eroismo, nel senso da tre ragazzi normali che si sacrificano comunque a rischio delle loro vite, perché appunto sì. È vero che avevano una preparazione militare, però insomma sono situazioni talmente particolari per cui magari anche sì, e comunque uno dei tre, per carità, era uno che fa meno, ma uno dei tre non era assolutamente uno che passava le giornate sul divano a guardare le partite. Sì, il film ti suggerisce attraverso il percorso sulla parte sull'infanzia che tra loro c'era comunque una forte intesa, certo, sì, tattica, sì. Di gioco, che probabilmente lì potrebbe avere avuto una parte. Anzi, ti fa vedere che l'intesa rimane nonostante a un certo punto le loro vite si separino, perché uno cambia scuola, vanno a vivere lontani, ma rimangono sempre attaccati. Sì. No, ma loro tre, guarda, davvero ne escono, oltre che eroici, sinceramente eroici sul finale, anche come personaggi positivi, spontanei e tutto. Il problema, tra l'altro, addirittura è più che la sceneggiatura delle parti in Europa sono stati proprio i dialoghi. Adesso non so come siano stati resi in lingua originale o se è un problema dell'adattamento, però lì li ho trovati davvero tronchi, mosci, sembravano davvero dialoghista di Caprera, non lo so. Ma guarda, è molto naturalista, cioè nel senso, adesso non lo so, però mi ha dato l'impressione che ci sia stata anche molta improvvisazione sul set. Del resto stai cercando di far recitare in maniera naturale tre tizi che non sono attori. Secondo me c'è stato molto quello. Sono proprio, ma poi, cioè, di base, dicono le cose che dicono tre storditi americani in vacanza in treno in Italia. Sì, no, sono d'accordo. Però lì mi uscivano un po' troppo... È vero che sono piuttosto, diciamo, persone nella norma, nella media. Esatto, cioè, anche... non è neanche voler dire gli americani, pure io se vado in vacanza in treno con i due amici d'infanzia a fare il coglione ad Amsterdam, cosa vuoi che mi dica con loro al bar il giorno dopo la sbronza? Sì, voglio mangiare assolutamente tutto, però secondo me nel complesso, almeno parlo per mio sentire, i dialoghi erano la cosa che ho vissuto peggio, poi al netto del realismo. Ti ripeto, forse per quello che avrei preferito a quel punto un'impronta un po' meno naturalista, o naturalistica, sì, non so, ma magari un po' più strutturata, visto che comunque, ti ripeto, alla fine hai deciso di farci un film, non un documentario. Se vuoi fare è vero, a tratti ha quasi più un'area da documentario che da... Cioè è bizzarro, perché come è impostato, come è scritto, come si muove, sembra quasi un documentario, però non lo è, e quindi ci potevi scriverlo e impostarmelo in maniera un po' più cinematografica. Sì. Secondo me comunque è anche il problema di aver voluto fare
subito il film su questa cosa. Cioè, è che a Eastwood non gliene fregava niente. Lui voleva fare la figata del fare il film immediato su questo evento e usare gli attori. Cioè, secondo me a lui interessava. Poi figurati, Eastwood era senz'altro, sì, e poi era senz'altro colpito. No, chiaro, però, cioè, secondo me gli interessava l'operazione e sti cazzi se poi non c'era granché da raccontare a parte l'atto eroico e il dire vabbè questa è gente normale che ha salvato 200 persone perché era nel posto giusto, al momento giusto anche un po' per culo e anche 200 un po' persone. Però per addestramento, per aderenza a certi valori sì, cioè mentre per dire Sully è un film in cui anche lì il film lo costruisci attorno a una roba che si svolge nel giro di 15 minuti. Però comunque hai, al di là della vita di lui, che può essere più o meno interessante, hai anche il processo, che è comunque una roba che a livello cinematografico è troppo più interessante da raccontare rispetto alla vita di tre persone normali. Sì, sì, la fase legale quasi sempre in certi film, ma non so, anche in Flight, banalmente. Ma sì, è chiaro. Funziona molto bene. Cioè, comunque, oltre all'evento in sé, che è ovviamente la cosa attorno a cui ruota il film ed è la scena spettacolare, il culmine, eccetera. Nel caso di Sully c'è tutta la costruzione del processo, che è comunque sempre interessante vedere come dimostrano, eccetera. Qui, al di là dell'evento in sé, c'è proprio poco da raccontare. E non è neanche raccontato in maniera particolarmente estrosa. E quindi... No, ma è quello che dico, visto che c'era, volendo, visto che c'era per una volta che... diciamo la religione coincide con quello che succede veramente, vuoi anche per caso, vuoi anche così, vuoi non raccontarla, non dico con non so i simbolismi di Inarritu e tutte queste robe qua, ma non vuoi davvero investirci un po' di più proprio in termini di sceneggiatura, l'ha lasciata proprio lì. Cioè, l'operazione secondo me è interessante, il fatto che loro poi fossero attori non professionisti ben diretti e che tengono in piedi il film per certi versi mi è piaciuta. Mi ha commosso il fatto eroico, vabbè, qualche sbavatura, nel senso metti tutto naturalista, però poi in realtà il terrorista lo fai proprio con l'occhio cattivo, la musica che sale, che per carità è un terrorista, è un cattivo, non è che voglio in nessun modo giustificarlo. No, è chiaro, però... poi lì, sai, lui c'ha sempre la cosa, lui prende un punto di vista, il film lo racconta da quel punto di vista, e quindi non c'è il punto di vista dei tre ragazzi, e quindi loro del terrorista sanno solo che uno a un certo punto è uscito da un cesso con un mitra. Cioè, non c'è il ti mostro anche in maniera più o meno sensata l'altra, è lo stesso discorso di American Sniper, lui te lo mostra dal punto di vista suo, e quello è, non è che ne esci. Certo, però lì diciamo paradossalmente la parte più cinematografica, anche diciamo come colonna sonora, come è quando sono quei pochi secondi, quei pochi minuti. Certo, sì. È anche vero che onestamente, per carità, tu puoi decidere di raccontare anche la storia del terrorista e magari ci sono delle cose interessanti da dire, però nel momento in cui lo mostri solo in quella scena, che vuoi mostrare? No, ma sono d'accordo. E poi il fatto che, cioè, immagino anche i legacci, voglio dire, stai raccontando una storia americana eroica. No, ma è chiaro. Voglio dire, capisco benissimo che non c'era magari né interesse da parte di Eastwood, vai a sapere, né, diciamo così... la possibilità o la voglia o quello che è di dare spazio, di dare fiato anche all'altra cosa, cioè è un male assoluto che agisce e che persone normali fermano. Cioè, diventa anche un altro film se ti metti a parlare d'altro, magari è un film più interessante a livello di contenuti, però diventa proprio... No, assolutamente. Cioè, non c'entrano granché, però nell'ottica del... non è riuscito, ma ha cose interessanti ed è interessante come tipo di sperimentazione. Mi ha fatto venire in mente l'ultimo di Ang Lee, Billy Lynn, perché anche lì erano interessanti alcune intenzioni. Sì, però anche lì era interessante alcune intenzioni legate a come ha sperimentato lì in quel caso i fotogrammi, il tipo di riprese, il mostrarti il fatto di avere una scena clou, che è poi la cosa più interessante del film, se vuoi, il non essere, il modo in cui ti mostra poi il personaggio. Secondo me anche lì c'erano delle cose... non so, me lo fa venire in mente come... Ovviamente, perché in entrambi i casi comunque in un modo o nell'altro ci va di mezzo i militari americani, eccetera, e perché anche lì forse più le intenzioni e certi aspetti sperimentali, tra virgolette, che poi il risultato è quello che è. Sì. No, ma sono d'accordo. Cioè, va detto che di Billy Lynn sarà stata la regia, la costruzione, la scrittura, però
Adesso, a pensarci adesso, che l'avrò visto un anno fa, ma mi pare, adesso non mi ricordo, ho in mente solamente una centrifuga di cose, cioè non ho un. Non mi è arrivato in maniera chiara e netta, ecco, ma sarà che mentre lo stavo vedendo non mi stava piacendo, lo trovavo molto molto pasticciato. Quello di Eastwood, banalmente, per quanto non sia riuscito, cioè dei dialoghi scritti male, è comunque molto lineare ed è impossibile, quantomeno non seguirlo, ecco. Sì, no, poi vabbè, veramente cava il sangue dalle rape qua. Sì. Solo che comunque non è neanche tutto sto sangue. No, no, Ecco. è peccato perché veramente, cioè, forse impostandolo diversamente o addirittura capisco l'operazione di scegliere loro come attori, però era una storia talmente interessante, talmente eroica, reale, vera, che boh, magari. Sì, è che probabilmente cioè, facendolo 2 anni, ma un anno dopo ci si sarà messo a lavorare, diventa anche difficile. Cioè, lo puoi fare un anno dopo perché appunto, a parte che lo devi fare un anno dopo se vuoi usarlo come attore perché sennò invecchiano, Beh, sì, c'è. ma poi cioè, se lo fai a così breve distanza non è neanche metabolizzato a livello storico e quindi è ovvio che poi l'unica cosa che puoi fare è forse questo approccio qui del quasi documentaristico, te lo racconto da questo punto di vista qua, facendo queste sperimentazioni, eccetera, per fare un film più ampio e più concreto, con più discorsi dentro, probabilmente devi aspettare qualche anno per poterlo fare. Certo. Qualsiasi cosa, insomma, credo poi. Sì, ma può darsi. Comunque io ho trovato, ti dico la verità, preferisco un film non riuscito, però basato su qualcosa di coraggioso e di interessante sulla carta, piuttosto che il compitino o altre cose. Per cui in generale io Meglio di coso di di Churchill. Churchill. Beh, sì, guarda, banalmente, perché è uno dei film che meno ho apprezzato di recente, ed è un film proprio veramente da ragioniere. sì, no, Con anche tutto quello. il massimo rispetto per i ragionieri, però in senso molto, molto, molto veramente fatto così, tutto a modino, ma poi non dice niente. Almeno nel film di Eastwood c'è la scelta coraggiosa di usare loro ed è la scelta che lo premia per certi versi. C'è l'idea di raccontare una storia a ridosso dei fatti veri, c'è l'idea di, appunto, come dice nella parte finale, di mescolare comunque riprese con documenti reali e tutto, e poi insomma, davvero, cioè io quella parte in treno, al di là dell'azione, che poi non è neanche così spettacolare, è molto, No, molto no, no, asciutta, è sobria però come il resto del film, però è molto tesa. esatto, è molto tesa e mi sono emozionato. Cioè, Sì. comunque sarà, o forse addirittura funziona, cioè, forse farmi vedere il loro viaggio vacanze alla fine mi ha caricato abbastanza da farmi entrare in quella scena lì molto, molto in empatia con i ragazzi. Beh, ma quella è la regola base, cioè tante volte superficialmente critichi il film perché dici sì, ma che palle, un'ora a raccontarmi stile, ma il punto è che vuole farti entrare in sintonia con i personaggi di modo che poi quando succedono le cose le vivi in maniera emotivamente forte, mentre se il film parte subito a 200 all'ora, che è solo sparatorie e calci in culo, o è un capolavoro assoluto di sparatorie e calci in culo, o lo senti che manca qualcosa. No, 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 ma certo, ecco, secondo me avesse investito di più nella scrittura della parte centrale, cioè avrebbe funzionato lo stesso, mi avrebbe coinvolto lo stesso, però mi sarei goduto anche molto di più tutta la parte prima e non solo il culmine, che è comunque bello riuscito, intenso e anche un po' commovente, nel senso, poi vedere persone così, perché no, cioè. No, certo, sì. Cioè, poi vederli anche davvero nel discorso del presidente, premiati con la Legion d'onore, così è stato molto toccante, ecco. Sì, e in quello probabilmente funziona il fatto che, cioè, aggiunge uno strato in più, il fatto che lì è dove veramente ti rendi conto che hai guardato proprio loro, quelli veri, Sì, fare sì, quelle sì. cose lì e poi stai vedendo il momento vero, non riprodotto in studio, in cui sono stati, gli è stato riconosciuto questo momento eroico che hanno avuto. Forse è anche quello, magari è anche lì quella scelta funziona e rende affascinante tutto quanto. Poi a me, io ho sempre questa cosa che qua io vivo a Parigi, guardo i film in lingua originale e quando, ovviamente a Parigi il film in lingua originale, quando un personaggio parla in francese, non ci sono i sottotitoli.
E però c'ho sempre quell'attimo di spaesamento, perché improvvisamente cambia la lingua, e di solito quando cambia la lingua ci sono i sottotitoli, perché che ne so, c'è il personaggio che parla in tedesco e c'è il sottotitolo, in francese ma c'è il sottotitolo. Quindi cambia la lingua, mi viene spontaneo cercare il sottotitolo, non c'è il sottotitolo, che cazzo, ah già è francese, aspetta, devo tararmi sul francese. È una roba che mi spiazza sempre un sacco. Guarda, a me è successo quando stavo guardando di recente, ho provato a guardare Inglourious Basterds, a riguardarlo su Netflix, e non c'erano i sottotitoli per la parte francese, né per la parte tedesca, cioè lì era proprio un pasticcio. Cioè... Vabbè, lì è un errore tecnico di Netflix. Sì, immagino di sì, però adesso non... Il paradosso è che si attivi, ma neanche si attivi i sottotitoli, tipo, ci sono. Allora, ho provato a farlo in lingua, prima in Italia ho provato in lingua originale con i sottotitoli e non c'erano, quindi a un certo punto non c'erano. Poi ho provato a mettere italiano... E anche in italiano non c'erano i sottotitoli. Adesso non mi ricordo come ho pasticciato, però diciamo che l'impostazione base è che, per esempio, quando il come si chiama il cacciatore di ebrei va alla fattoria dove c'è uno dei personaggi, non sai che cosa stanno dicendo e non sai nemmeno dopo cosa dice Hitler. Però, perché probabilmente loro hanno il master su cui ovviamente non sono stampati i sottotitoli, perché li devi cambiare a seconda del paese, e solo che sta a chi te lo proietta il film metterceli su, e si vede che Netflix non hanno non è la prima volta che succede poi con Netflix, tra l'altro, che magari ricordo anche un film in italiano che ho visto al cinema con sottotitoli in certi punti, su Netflix non lo è, quindi devi attivare i sottotitoli. Però questa è una divagazione. Noi ci facciamo sempre prendere da divagazioni, altrimenti non siamo... Sì, no. Va bene, direi che più o meno abbiamo tutto quello che avevo da dire, che avevamo da dire, e segnalo che nei prossimi giorni, a meno di imprevisti, registreremo un episodio dedicato a Black Panther, che così, a occhio, potremmo forse pubblicare lunedì prossimo, e la prossima settimana anche uno sulla forma dell'acqua, quindi... due film forse più grossi di questi giorni fra le uscite in Italia, ne parleremo a breve, a meno di imprevisti. Tra l'altro, per entrambi quei film comunque ci sono già le recensioni su Outcast.it, mentre per questo di Eastwood non c'è, non penso che ci sarà, quindi a maggior ragione abbiamo fatto il podcast. È tutto. È tutto, ciao, grazie.